Luigi Passerino, coordinatore di Obiettivo Comune. Ripartono gli incontri smart di Obiettivo Comune con Speak Up questa volta. Sì, Speak Up si terrà sabato prossimo 5 settembre presso il Bar Platani ed è un incontro con i cittadini ma anche simpatizzanti di Obiettivo Comune, un incontro in famiglia come piace dirlo a me, perché sta nascendo una grande famiglia di persone che si affacciano per la prima volta verso la cura della cosa pubblica, che vogliono farlo con entusiasmo, con trasparenza e con sincerità, un gruppo di ventenni, trentenni, quarantenni che vuole contribuire al miglioramento della città, e faremo poi il punto della situazione, ma daremo soprattutto la parola ai cittadini. Di che cosa si parlerà? Gli argomenti sono tra i più vari, ma tra i più sentiti: viabilità, lavoro, differenziata, ambiente, decoro urbano, cultura, sono tanti i temi sul tappeto della nostra città, temi rimasti irrisolti a nostro giudizio, a giudizio di Obiettivo Comune, temi che hanno bisogno di un nuovo approccio, di una nuova mentalità, e quindi proveremo a discutere, ognuno di noi, chiunque vorrà e chiunque verrà potrà parlare di come secondo lui andrebbero risolti questi problemi. I cittadini non devono essere snobbati, perché i cittadini sono l'architrave del sistema democratico, è grazie ai cittadini che i politici acquisiscono il consenso, e prima di fare qualunque intervento sul territorio è buona norma ascoltare i cittadini. Ecco, Speak Up è un momento di incontro per ascoltare i cittadini, per parlare cittadini insieme ad altri cittadini. Dicevamo, questo incontro è organizzato da Obiettivo Comune. Obiettivo Comune è un'associazione. Di che tipo? Sì, è un'associazione politico-culturale, un modo di fare politica partendo dai bisogni sempre delle persone e dei residenti di Gaeta. Gaeta ha tanti problemi, come noi sappiamo, ma l'approccio è propositivo, vogliamo migliorare la cittadina, non vogliamo più lamentarci, e proprio per non lamentarci più abbiamo deciso di impegnarci fattivamente. Si potrebbe fare tanto sui temi del lavoro, faccio un esempio: internet è ampiamente snobbato e sottovalutato, mentre internet è una fonte di lavoro molto importante, l'economia mondiale si sta spostando verso internet, noi siamo una penisola turistica e dovremmo usare internet con più convinzione, invece è completamente snobbato a partire dalle istituzioni. Internet è anche un fonte di lavoro, come dicevo prima, attraverso le famose start-up, che altro non sono che piccole aziende che nascono da passioni di giovani, meno giovani, chiunque abbia anche un hobby può essere trasformato in un lavoro attraverso la rete, perché aprire un negozio online dà la possibilità di accedere al commercio elettronico mondiale, perché i tuoi prodotti possono essere venduti e acquistati in tutto il mondo. Un mio sogno, un sogno di Obiettivo Comune, è creare un incubatore web di imprese rivolte ai giovani che vogliono far partire nuove imprese attraverso aiuti e finanziamenti. Abbiamo seguito un po' tutti i problemi che ci sono stati qui a Gaeta. Secondo voi le maggiori criticità del nostro territorio? Allora, Gaeta ha problemi decennali, no? È chiaro che chiunque si avvicini a questi problemi ha stratificazioni. Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti. Mi piace pensare che Gaeta potrebbe essere un qualcosa di, a livello visivo, molto bello se ci fosse stata continuità amministrativa. Gaeta è un guazzabuglio stilistico, perché chiunque poi, una volta che vinceva le elezioni, cambiava ad esempio pavimentazione, quindi abbiamo porfido nero, porfido bianco, abbiamo San Pietrini, perché chiunque lo faceva seguendo un suo personale gusto, ma non continuità stilistica. Abbiamo 10 tipi di pali di illuminazione diversa, ma mi sembra normale una cosa del genere. Abbiamo pali di tutti i tipi, pali piantati per terra che fanno molto decoro urbano, no? Sappiamo che l'illuminazione è molto importante. Quindi un guazzabuglio stilistico, mancanza di cura nei dettagli. Il decoro urbano è fatto di particolari e di dettagli, quindi una prima cosa che mi viene in mente è: l'abbellimento di Gaeta deve partire dai dettagli, che sono la cosa più importante, la cosa che rimangono più impressa al visitatore, ed è un problema questo. L'altro problema, come dicevo prima, è il lavoro. Gaeta è passata prima una città militare, poi è diventata una città industriale, adesso sta transitando verso una società di servizi, manifattura di qualità e di turismo. Il turismo è fondamentale ed è fatto male, come ben sappiamo a Gaeta. Ma attenzione, non si vive solo di turismo. Pensare che Gaeta possa vivere solo di turismo è un errore. Occorre la manifattura, occorrono i servizi, occorre la portualità, logistica e tante altre cose. Quindi va fatto un discorso complessivo. Il Comune può sollecitare la nascita di nuove imprese in tutti questi settori,
perché il comune ha l'obbligo, ha il dovere morale di far star bene i propri cittadini attraverso la creazione di benessere che si può avere soltanto attraverso nuove imprese. È la prima volta che un gruppo di giovani si porta a confronto con queste problematiche e cerca però non soltanto la critica, ma cerca proprio di dare delle soluzioni, di trovare delle soluzioni. Sì, le idee sono tante ovviamente. Da un lato c'è una forte resistenza ovviamente da parte di chi già occupa ovviamente delle posizioni e ha delle rendite chiaramente elettorali eccetera, che ovviamente ci vede come dei parvenu, dei neoarrivati, e quindi è portato, ma è umano questo, a snobbarci e a dire ma sì, figuriamoci, che potranno mai fare, sì, solo sono bravi a parlare eccetera. Dall'altro ci rendiamo conto che ci sono delle cose che credo si potrebbero fare, ma semplicemente che non vengono fatte. Allora a quel punto, quando uno ci riflette un attimo, vuol dire che manca la volontà, perché forse sta bene a molti che tutto sia tutto così e che non si muova nulla, viene forse il sospetto di questa cosa qui. E allora quando c'è una forza emergente che cresce sempre di più come un'onda, a quel punto lì bisogna iniziare a capire che o si collabora tutti insieme per il cambiamento della città, ma se si continua ad alzare steccati, a porre veti, ad alzare barriere, sarà un male per tutti. Allora, quindi l'invito è per sabato 5 alle 19 al Bar Platani per un confronto tra la cittadinanza e questo nuovo gruppo di giovani. Benissimo, ci vediamo sabato, è un'occasione da non perdere per poter dire la vostra.